Cara Marianna, sai quanti dolci di cui sei appassionata, quanti ne potrei mangiare? Perché con tutti i chili che state perdendo qui, questo è il vostro secondo spareggio e il primo addirittura doppio. Forza, indossiamo le cuffie, 106.000 euro, niente male anche il montepremi di oggi. Mi senti bene Marianna? Sì. Dennis? Sì. E Cristian? Sì, tutto ok. Tutto ok, ecco l'ultima catena. Allora Dennis, partiamo da Cirri, N, cadere. Dennis. Nuvole. I cirri sono delle nuvole, un tipo di nuvola, e cadere dalle nuvole. Si dice cadere dalle nuvole quando una... completamente spiazzato, caduto dalle nuvole, no? Incredulità. Ok Dennis, andiamo da Marianna. Cadere, B, piano. Marianna. Gioco il jolly. Ecco il jolly, cadere, via, piano. Cadere in basso. Basso, basso piano. Piano e basso sono sinonimi. Marianna. Basso. Perché? Cadere in basso quando uno fa uno show. Sì, magari vai a prestigio e perde. Esatto. Quel prestigio. E basso e piano sono sinonimi a livello di volume. Tipo. Oppure messi insieme... un basso piano, piano. Quanti ne hai visti, Cristian, di bassi piani, no? Anche se di no, lì siamo non più di 300 metri sul livello del mare, in realtà, un basso piano. Ok, jolly giocato bene, Cristian, partiamo da piano, C, vapore. Cristian. Caldaia. Vapore che esce dalla caldaia e il piano caldaia. Vediamo. Purtroppo errore. Però Dennis, c'è un'altra lettera per te. Piano, CO, vapore. Dennis. Ce l'ho. Allora, attenzione, era cottura, il piano cottura e la cottura a vapore, che è una cottura molto salutare, ok? Allora, Marianna, dobbiamo ripartire. Vapore, T, puntuale. Un treno a vapore e un treno puntuale. Si spera, insomma, che sia puntuale. Brava Marianna. Forza Cristian. Puntuale. S. Heidi. Gioco il jolly. Attenzione, entra una V puntuale, S, V, Heidi. Heidi, sveglia. Sveglia. No. Sveglia, non so. Heidi è il cartone. Sveglia. Sveglia puntuale con Heidi? Non mi viene niente. Vediamo. Purtroppo è sbagliato. Terza lettera in arrivo, potete parlare ancora. Puntuale, SVI, Heidi. Svizzera. O svizzero. Svizzero, puntuale come un orologio svizzero. Cristian. Svizzero. Perché svizzero? Mi viene puntuale come Heidi, una donna. Era un orologio. Il romanzo di
Ioanna Spiri, Heidi Spizzarini, no, femminile. Possiamo chiudere adesso, forza tennis. Heidi N. Caso. Dennis? Nome, ma non mi viene. Heidi, un nome? Nome a caso. Un nome a caso. No, aggiungiamo un'altra lettera. Heidi, Mariana, N-E, caso. Mariana. Nebbia. Perché? Nebbia è applaude Christian. Il cane di Heidi. E... Nebbia è il nome del cane di Heidi. E caso e... nebbia... In caso di nebbia, ah, si dice agli automobilisti, in caso di nebbia, fare attenzione oppure vedere i segni sul bordo della strada. Abbiamo chiuso questa catena con un po' di fatica, ma adesso proviamo a prendere l'ultima parola. Giochiamo insieme anche stasera partendo da caso, SC, O finale e il terzo elemento. Allora, caso, si parla di caso fortuito. Caso, sì, caso di Stato. Caso di Stato. Scontato. Il caso è anche un... Un caso, una scena del delitto. Scelto. Scelto. Scelto a caso. Scelto a caso. Essere. Scelto a caso, tanta roba. Caso... Tienila in mente. Caso scomodo. Caso scomodo, bella. Un caso limite. Scolastico. Caso scolastico. Scoperto. Scoperto per caso. Una scoperta per caso. Caso. Per caso. Un caso tipo, quella persona è un caso umano, non c'è. Vabbè. Marianna. Compro, cosa faccio? Compriamo il terzo elemento. Allora, dimezziamo. Ed ecco il terzo elemento. Pietra. Scandalo. Scandalo. La pietra dello scandalo. Bellissimo. Bello. Bello. Sì. Scandalo. Sì. Pietra. Cafandro. Scoglio. La pietra, scoglio. Proprio scoglio. Si può essere di pietra, scoglio. Quindi ti può essere... pietrificato. Immobile. Cos'è che? Mariana, scandalo. Che parola avete scelto? Scandalo. Togliete le cuffie. Scandalo. Perché? Con pietra? Allora, pietra. Sì, essere la pietra dello scandalo e un cioè caso... Cioè la causa, sì, di qualcosa, dei litigi, esatto. No? Delle polemiche, gli scandali, appunto. La pietra dello scandalo. E con e... caso? Un caso scandalo. Scandalo. Una notizia di cronaca. Caso scandalo. No. Ci provo. Caso scandalo. Allora, tra le parole che avete detto per cercare la soluzione c'è la parola di stasera. Sarà proprio scandalo? Vediamo. La parola di stasera del valore di 1657 euro è... È scandalo! Uno scandalo! Un caso di cui tutti parlano. È la pietra dello scandalo. Complimenti! Abbiamo trovato l'ultima